Salve e benvenuti a questo nostro programma Fede e Vita. Stasera continuiamo meditazione sui testi della seconda domenica di Quaresima, riflettendo sul tema la trasfigurazione a doppia variante. La fede cristiana senza trasformazione reale della nostra vita non è altro che un fanatismo cieco ad un movimento spirituale, e la trasformazione della nostra vita è possibile soltanto se lasciamo le banalità della nostra vita quotidiana per andare in alto monte, contemplare lo splendore del volto del nostro Signore Gesù Cristo. È proprio questo l'invito che ci ha dato il nostro Signore Gesù Cristo in questa seconda domenica di tempo di Quaresima. Lui ci invita sul monte per trasfigurarci. Nel linguaggio biblico, il monte non è soltanto un luogo geografico, ma è soprattutto un luogo della manifestazione della gloria di Dio. E la contemplazione della manifestazione di Dio deve necessariamente condurci al cambiamento di vita, cioè alla conversione. La prima lettura di questa domenica ci ha invitato a questo cambiamento di vita presentandoci il racconto del sacrificio di Isacco. Nel chiedere ad Abramo di offrirgli il suo unico figlio, Dio non vuole certo raccomandare i sacrifici umani che erano praticati nelle religioni pagane in Canaan, ma vuole insegnare ad Abramo tre cose, e oggi a noi. La prima cosa, la sua fedeltà. Dio aveva promesso ad Abramo molti discendenti andando da Isacco, Genesi capitolo 12 e 21. Quindi non poteva sbagliarsi nel volere la morte di Isacco. Dio non è un uomo da potersi smentire, né un figlio dell'uomo da potersi pentire, Numeri 23:19. Quando promette qualcosa, mantiene la sua promessa fino all'adempimento. Dobbiamo avere fiducia e fede alle promesse di Dio, indipendentemente dal numero degli anni che passano. La seconda cosa che Dio ci vuole insegnare è il distacco. Dio mette in prova la fede di Abramo per fargli capire che tutto viene da Lui e che tutto a Lui deve tornare. Il primato di Dio nella nostra vita deve portarci a offrirgli tutto ciò che abbiamo di più prezioso, a ciascuno di vedere nella sua vita. Che cosa di più prezioso? Qual è il suo Isacco? Quando si dice offrire la sua vita a Gesù Cristo, non significa morire, ma significa vivere piuttosto in piena intimità con Lui, che è la via, la verità e la vita. La terza cosa che Dio insegna ad Abramo e a noi è l'abolizione dei sacrifici umani che erano praticati in Canaan. Dio proibì ad Abramo di mettere mani sul suo figlio, perché la vita umana è sacra. In un mondo come il nostro, dove la violenza è diventata proprio un sistema politico, la vita umana non ha più nessun valore. Si fabbrica armi e bombe nucleari per togliere vite innocenti a causa della bulimia del potere. Ogni giorno si sparge sangue nel mondo per soddisfare l'orgoglio dell'uomo. Questi sono i nuovi tipi di sacrifici umani che sono praticati in questo mondo di oggi, il nostro mondo moderno. Questa domenica Dio ci ha ricordato il senso della sacralità della vita umana e il Salmo responsoriale ha ribadito dicendo: ai occhi del Signore è preziosa la morte dei Suoi fedeli. Chiediamo, fratelli e sorelle, allo Spirito Santo di trasfigurare il nostro mondo pieno di violenza affinché risplenda della gloria di Dio. Nella seconda lettura, San Paolo ci ha trasmesso un messaggio fortissimo. Cristo Gesù è morto per la salvezza dell'umanità intera senza distinzione. Risorto, siede alla destra del Padre dove intercede per noi. Perciò non c'è più nessun condanna per coloro che sperano e credono in Lui. Ecco perché non dobbiamo lasciarci condannare dalla legge del peccato e da tutto ciò che impedisce la nostra libertà di figli di Dio. Nel Vangelo Gesù Cristo prende da parte tre dei Suoi apostoli che saranno testimoni della Sua trasfigurazione sul monte. Le Sue vesti diventano splendenti, bianchissime, perché questo è proprio la rivelazione della Sua santità. I vestiti rivelano l'identità profonda dell'essere, perciò anche noi cristiani dobbiamo essere attenti a quello che indossiamo come vestiti. Gesù Cristo è trasfigurato, il testo greco usa il verbo metamorfe, cioè andare oltre la forma sensibile. Questa sua trasfigurazione è un assaggio dello splendore della risurrezione. La trasfigurazione del nostro Signore Gesù Cristo deve spingerci nella nostra vita quotidiana a vedere oltre le apparenze. Anche nei momenti difficili non dobbiamo concentrarci sulla nostra sofferenza, la nostra malattia, la nostra mancanza, eccetera, ma dobbiamo vedere oltre la forma sensibile per poter vedere la gioia e lo splendore della risurrezione che ci aspetta dopo questo momento di prova. Sul monte della trasfigurazione appaiono Mosè ed Elia e una nuvola li copre.
Colpito di ammirazione, Pietro chiede che vengano costruite 3 tende per Gesù, Mosè e Elia. Probabilmente Pietro si riferiva alla festa delle tende della tradizione ebraica che durava una settimana, ma questa sua proposta manifesta soprattutto il suo profondo desiderio di rimanere in presenza di Dio fino al punto di dimenticarsi se stesso. Infatti ha pensato di costruire 3 tende, ma ha dimenticato che era lui con 2 suoi compagni. Posa l'esempio dell'apostolo Pietro: spegnere le fiamme del nostro egoismo. Dalla nuvola si sente una voce, così come nel giorno del battesimo di Gesù: questo è il mio figlio, l'amato, agapetos. Ascoltatelo. Se leggiamo l'Antico Testamento, vedremo il profondo desiderio di Mosè e di Elia di vedere la gloria di Dio. Esodo capitolo 33 versetto 18, il primo libro dei Re capitolo 19 il versetto 8 a 13. Nella trasfigurazione essi vedono questa gloria in Gesù Cristo. La presenza di Mosè, che rappresenta la Torah, la legge, e la presenza di Elia, che rappresenta tutti i profeti, conferma che in Gesù Cristo sono riassunte tutte le prescrizioni della legge e tutte le profezie della Sacra Scrittura. Pertanto dobbiamo ascoltarlo secondo la raccomandazione proprio della voce del Padre. Ascoltatelo. Ma cosa ci dice in particolare in questo tempo di Quaresima perché possiamo ascoltarlo? Ci dice: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Abbiamo celebrato la trasfigurazione. Bene, ma non dimentichiamo che ha doppia varianti. Il primo variante è andare sul monte con Gesù Cristo per contemplare la sua gloria e lasciarci trasfigurare da lui. Il secondo variante è scendere dal monte per trasfigurare il nostro mondo con la nostra vita cristiana autentica. A voi tutti, buona settimana, pace e bene nelle vostre famiglie e nelle vostre case.